Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare a parlare di oggi per quanto riguarda il campionato italiano, i campionati italiani, quindi sia la Serie B e Serie C, e partiamo subito dalla Serie A, perché oggi comunque c'è da parlare, e parleremo anche in Serie C comunque, della questione iscrizioni. Infatti, in Serie A la Salernitana rischia grosso, la Fidicina non ha accettato comunque questa proposta di trust per la Salernitana, e di conseguenza l'iscrizione, ripeto, è sempre più a rischio perché la Salernitana e Lotito devono trovare o un trust che la FIGC comunque accetti, o deve cedere comunque la Salernitana entro sabato 3 luglio. Quindi comunque manca veramente, veramente poco, e è sempre comunque più complicata, diciamo, la questione iscrizione. Ovviamente poi eventualmente ci saranno ricorsi e controricorsi su ricorsi e controricorsi. Quindi sicuramente questa cosa qui se ne saprà magari ad agosto, e conoscendo comunque le tempistiche, però viste comunque anche in tantissimi altri casi, però a parte questo comunque, che poi alla fine andrà sicuramente, mi ci gioco tutto quello che andrà a danneggiare sia la Salernitana che un Benevento che un qualsiasi altro, perché ovviamente non sapendo la categoria in cui giochi poi ti penalizza tantissimo, soprattutto se giochi in Serie A. È un po', diciamo che è difficile partire tardi rispetto alle altre in Serie A, soprattutto se è la Salernitana o un Benevento. Quindi, a parte questo, comunque, fatto sta che non dovesse iscriversi la Salernitana la prima candidata, essendo arrivata terz'ultima in Serie A, è proprio il Benevento, che avrebbe già presentato la domanda di ripescaggio, che comunque è in riammissione. Comunque, fatto sta che situazione da monitorare, però molto, molto difficile da decifrare, se vogliamo, comunque complicata, e vedremo un po' quello che accadrà. Per quanto riguarda invece le notizie, si parla di Atalanta. Atalanta è interessata a Pobega per il centrocampo. Pobega che comunque torna al Milan da prestito allo Spezia, ha fatto una buona stagione tra Spezia e direi anche Under 21, dove non è sicuramente fatto così male. A parte questo, comunque tutto sommato, centrocampista di buon livello, comunque possiamo definirlo non tanto regista quanto più comunque recupera palloni, è comunque una... può giocare come mezzala, può giocare come mediano, comunque diversi ruoli li può ricoprire a centrocampo. Ah, ripeto, alla Spezia ha fatto molto bene, l'Atalanta lo starebbe valutando per rinforzare il centrocampo, vedremo quello che comunque accadrà. Tra l'altro è anche un centrocampista prolifico perché quest'anno comunque ha fatto tanti gol e quindi dà anche una mano importante davanti, potrebbe dare un'alternativa comunque a Valdrón e Freuler, e non sarebbe sicuramente male per l'Atalanta. A questo punto, sempre parlando di notizie, si parla di Empoli. Empoli che comunque è alla ricerca di un portiere. Abbiamo parlato di tanti profili sondati nelle ultime ore, e si valuta anche quello di Gabriel, portiere in uscita dal Lecce, che potrebbe comunque andare via proprio perché c'è una chiamata alla Serie A. Ovviamente lui può decidere di comunque lasciare il Lecce. Portiere che tra alti e bassi comunque è un ottimo portiere, fa delle grandi parate, talvolta però anche delle grandi papere le ha fatte. Però comunque garantisce sicuramente delle buone prestazioni. Mi ricordo in Serie A con il Lecce fece comunque bene. L'Empoli sicuramente farebbe un colpo per la porta importante, in vista comunque della prossima Serie A. Parlando invece di Inter, ci sono due rinnovi non fondamentali, però comunque importanti per... Quindi due rinnovi non tanto importanti per i titolari, quanto più comunque per la rosa in generale, quindi anche considerando le riserve, perché la Nocchia ed Ambrosio rinnovano. Ranocchia comunque è un difensore classe 88 che quindi rinnova con l'Inter per il prossimo anno, ed è un rinnovo comunque che ci può stare, alla fine un anno di contratto, quindi giocatore di leadership, comunque di spogliatoio, centrocampista, un difensore che comunque ci può anche stare, quando chiamato in causa non ha mai fatto così tanto male, quindi alla fine come riserva ci può stare. Ma così come D'Ambrosio, che alla fine è un giocatore duttile, può giocare come terzino. Come quinto lo vedo un po' difficile perché è un po' molto difensivo più che offensivo, anche se comunque sul fondo ci arriva diverse volte, però più che altro ha giocato anche come braccetto di destra, una difesa 3 con Conte, quindi potrebbe rifarlo con Inzaghi. Come riserva ci può assolutamente stare, quindi anche per lui, che è un classe 88, firma un altro anno di contratto, un rinnovo che comunque ci può stare, anche se si parlava di una cessione per D'Ambrosio, però alla fine rimane. Alla fine l'Inter non deve neanche andare a trovare comunque un altro giocatore, perché poi non avesse rinnovato Ranocchia ed Ambrosio, deve andare a trovare altri due giocatori che ti facessero la riserva, magari spendendo anche dei soldi, ed era inutile. Comunque alla fine c'è due giocatori di esperienza che ti possono far bene, perché non rinnovarli?
almeno per un altro anno. Detto questo, parliamo però anche di Venezia, due colpi ufficiali del Venezia, perché arrivano Ebuei e Jorge, o George, perché comunque è svedese, quindi non penso di dica Jorge, però comunque a parte questo, stiamo parlando comunque di Ebuei, vediamo se lo trovo, dove l'ho messo. Si nasconde. Stiamo parlando comunque di un terzino classe 95 che arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, quindi nel caso in cui comunque il Venezia si salva, deve essere riscattato. Arriva dal Benfica, comunque, seconda squadra di profilo importante. Un po' ricorda il colpo Pedro Pereira, diciamo, che ha fatto il Crotone quest'anno, comunque dal Benfica, più o meno lo ricorda, però è un terzino che comunque ci può stare. Un colpo comunque di buon livello per il Venezia, che comunque ha già comunque annunciato di voler fare un mercato di questo tipo, quindi un mercato con giocatori magari sconosciuti in Serie A, ma che comunque possono rendere bene se inseriti bene nel contesto, e comunque un rinforzo che ci può stare. Ed è comunque una scelta di mercato poi un po' particolare, ma che se alla fine porta risultati come ha fatto l'anno scorso, perché non appoggiarla? Detto questo, Jorge invece, o George come volete voi, è un attaccante classe 2003 che arriva anche lui in prestito, ma con diritto di riscatto, nello specifico dall'Hammarby, squadra svedese, del campionato svedese, comunque attaccante molto molto giovane, anche lui una scommessa. Penso che comunque arriverà nella prima squadra, perché comunque in prestito con diritto di riscatto credo che comunque non giocherà nella primavera, quanto più per la prima nella prima squadra, però comunque bisognava poi valutarlo comunque nel corso della stagione. Ripeto, è molto giovane, quindi bisogna un po' capire, però sicuramente colpo di buon livello, una scommessa che ci può stare. Detto questo, direi che possiamo andare avanti con la Serie B e diverse notizie sicuramente interessanti. Partiamo però prima dalle notizie piuttosto che dall'ufficialità, perché il mondo sarebbe su Caligara, centrocampista giovane, comunque di età abbastanza acerba in questo senso, un giocatore che non ha fatto grandi esperienze a livello di Serie A e Serie B, però comunque quest'anno potrebbe quindi, ripeto, andare comunque a Monza, che sarebbe molto interessato per rinforzare le parti centrocampo, comunque un centrocampista di buon livello, di qualità. E oltre all'Ascoli, che già nelle scorse settimane aveva manifestato un interesse, anche il Monza, come dicevo prima, è interessata a lui. A questo punto, andando avanti, parliamo però anche di un attaccante, più che prima punta, una seconda punta, del Carpi, che comunque questa stagione ha fatto molto bene e che piace a tante squadre, cioè Giovannini. E piace infatti molto in Serie B. Pordenone e Cittadella su tutte, ma anche la solidità in Serie A, che comunque lo vorrebbe portare quindi in Serie A. È un attaccante, come dicevo, molto giovane, è un 2001, quindi comunque sarebbe una scommessa importante. Fatto sta che però il Cittadella comunque in questo momento in pole per portarlo comunque in Veneto in questo caso, ma attenzione anche alla Salernitana, che comunque ha dalla sua comunque una categoria superiore, dovesse poi mai iscriversi. Però comunque fatto sta che sicuramente potrebbe essere un rinforzo di un buon livello per un giocatore di prospettiva che ha fatto una buona stagione al Carpi quest'anno. Quindi andando avanti parliamo però anche di due ufficialità sempre in Serie B, perché Dreyer arriva a Lecce. Si è parlato comunque di un difensore classe 2004 che arriva dall'Ipsia, dal Rasenball Sport Leipzig, che è l'Ipsia, e è comunque un acquisto definitivo sicuramente interessante. È un 2004, quindi veramente molto giovane, che sacrificherà comunque la primavera, però comunque conferma il fatto che sicuramente Lecce a livello di scouting, a livello comunque di sta facendo sicuramente un buon lavoro, è andato a prendere tanti giovani dall'estero, soprattutto da campionati un po' particolari, magari poco conosciuti, che vanno poi a rinforzare comunque la rosa, la prima squadra, ma anche in questo caso, come dicevo, la primavera. E a questo punto però parliamo anche di Venturato, perché ufficiale lascia il Cittadella, è addio con il Cittadella, ed è sicuramente una notizia un po' particolare, perché Venturato era un po' il Gasperini. Io ho sempre detto che il Cittadella è l'Atalanta della Serie B, e Venturato quindi, secondo questo parallelismo, è il Gasperini della Serie B. E l'allenatore comunque alla fine ha fatto sempre bene a Cittadella, facendo comunque due finali playoff, perdendole, però comunque con una squadra con un monte ingaggi molto basso, con pochi soldi spesi, ha sempre fatto il massimo.
E quindi alla fine un gran lavoro ha fatto, tanto che infatti potrebbe andare in Serie A, perché ovviamente se lascia il Città sicuramente qualcun altro, magari di più alto livello, è interessato, solamente che in questo momento non so dove possa andare, perché credo che tutte le squadre comunque abbiano il proprio allenatore. Non, adesso sinceramente così non credo ci sia una squadra comunque che abbia ancora una panchina vacante, però sicuramente Venturato è un allenatore che merita di giocarsi, secondo me, la Serie A, di giocarsi le sue carte in Serie A. A questo punto però parliamo anche di Serie C, tantissime notizie. Prendo la questione iscrizioni, perché il Catania si è iscritto all'ultimo e aveva tanti problemi societari, ma alla fine comunque la categoria la riesce a salvare, quindi iscrizione del Catania è sicuramente importante, anche perché comunque non si fosse iscritta era importante in vista dei ripescaggi. E l'altra notizia importante invece riguarda la Casertana, Casertana che invece è a rischio, perché comunque ha presentato la domanda di iscrizione ma manca la fideiussione e di conseguenza quindi è a rischio iscrizione. Infatti in realtà molto probabilmente non verrà ammessa, ancora non è comunque ufficiale questa cosa qui, però molto probabilmente comunque la Casertana non verrà ammessa al prossimo campionato, ripeto, perché mancava comunque una parte della documentazione per potersi iscrivere. In questo momento in Serie C ci sono 50 iscrizioni ufficiali, tralasciando la Casertana, che ripeto non dovrebbe essere ammessa, quindi già comunque una squadra potrebbe prendere il posto la Casertana. Spero non imbisceglie come fa ogni anno, ma credo che sia più un aglianese, per dire che comunque è in pole anche per sostituire il Gozzano, che anche lei non dovrebbe essersi iscritta, però comunque già diversi ripescaggi si faranno comunque in questa e nella prossima Serie C, anche se ovviamente bisogna capire un po' con il girone I e con gli ultimi verdetti poi chi effettivamente si iscriverà o no, quindi bisogna ancora aspettare, però già sappiamo che la Casertana probabilmente, molto probabilmente non si iscriverà. Parlando invece di ufficialità prima, tantissime ufficialità comunque in Serie C, perché Martin lascia il Palermo, stiamo parlando comunque di un centrocampista, classe 88, vediamo se lo trovo, mi sembra classe 88, allora, dov'è? Stiamo parlando comunque sì di un centrocampista, non lo trovo, l'ho perso. Sì, classe 88 che comunque rinnova, sì, scade comunque il contratto con il Palermo e quindi lo lascia definitivamente dopo comunque stagioni a buon livello, soprattutto comunque in Serie D, però alla fine è un centrocampista che quest'anno ha trovato poco spazio e quindi comunque lascia definitivamente il Palermo. Detto questo, diverse ufficialità in casa Ancona Matelica, perché ci sono comunque in realtà due rinnovi, perché allora Vitali rinnova con l'Ancona Matelica, sembrando comunque di un portiere classe 98 che rinnova per il prossimo anno, sicuramente rinnovo importante per un portiere che alla fine comunque ha fatto diverse esperienze in Serie D e arrivato l'anno scorso comunque a gennaio dal Foggia, ha fatto comunque qualche presenza e sicuramente comunque per l'Ancona Matelica in vista della prossima stagione ci può stare e ripeto un anno di contratto per lui. Però l'altra notizia comunque è anche la conferma comunque di Renzo, stiamo parlando infatti di un terzino classe 2000 che quindi rimarrà anche la prossima stagione, viene comunque riconfermato da parte dell'Ancona Matelica. Anche qui ci può assolutamente stare, è un classe 2000, quindi un under, sicuramente giocatore che può dare sicuramente il suo contributo e quindi è una conferma assolutamente importante. Detto questo, comunque parliamo anche di due notizie in casa Pro Patria, perché ci sono due AD della Pro Patria comunque, due giocatori che lasciano la Pro Patria, quindi giocatori in scadenza che non rinnovano. Quindi in questo caso stiamo parlando comunque di Cottarelli, centrocampista classe 98, e Spizzichino, esterno classe 99, che quindi entrambi lasciano la Pro Patria, quindi senza rinnovare il proprio contratto, e saranno quindi svincolati e pronti comunque per aggregarsi a qualsiasi altra squadra. Detto questo, però, parliamo di due notizie in casa Mantova, due ufficialità. Stiamo parlando di due colpi in realtà, perché Paudice è ufficiale, Paudice credo si dica, è ufficiale al Mantova, attaccante classe 2001, che quindi va a rinforzare il reparto offensivo del Mantova, colpo comunque anche in prospettiva perché è un attaccante comunque molto giovane e sicuramente comunque può dare il suo contributo, anche perché ha già fatto comunque diverse presenze in Serie D, vedremo cosa riuscirà a fare comunque
In Serie C comunque una squadra come il Mantova che punta a fare un buon campionato, così come Messori, sempre in questo caso di un centrocampista classe 2000 e quindi va a rinforzare le parti centrocampo, ed un altro colpo under, oltre a quello di Paudice che invece è un 2001 come detto prima, sicuramente interessante perché alla fine anche lui è molto giovane e comunque anche lui sicuramente dopo l'esperienza in Serie D è pronto per fare il salto di categoria e vedere cosa e mettersi comunque in mostra in Serie C. Vedremo se siete titolare o meno, però comunque è un colpo che ci può stare. Però parliamo anche di Feralpi. Tre notizie ufficiali in casa Feralpi Salò. C'è un rinnovo per il reparto portieri perché Liverani rinnova con la Feralpi Salò per un anno, per il prossimo anno, quindi fino al 2022 rinnova. Portiere classe 89 che quindi rinnova, come dicevo, con la Feralpi ed è sicuramente un rinnovo che ci può stare per un portiere che comunque ha fatto diverse presenze, non da titolare, però comunque magari anche come riserva. Grazie alla sua esperienza sicuramente può dare un buon contributo alla squadra e ci sono anche due colpi comunque diciamo, nel mercato di entrata perché arrivano Di Molfetta e Balestrero e sono due colpi entrambi molto interessanti. Di Molfetta tra l'altro anche conoscenze del girone C perché se non mi ricordo male ha giocato anche a Catania. Fatto sta che comunque è un attaccante classe 96 che quest'anno ha giocato al Mantova facendo comunque anche discretamente bene. 3 gol e 5 assist, quindi comunque tutto sommato neanche male, però rinforzo per il reparto offensivo di livello, un attaccante che ci può assolutamente stare, ancora comunque tutto sommato giovane, quindi sicuramente un rinforzo per la Feralpi Salò assolutamente importante. E poi l'altro colpo invece è un altro colpo sicuramente di livello, perché arriva Balestrero, centrocampista classe 95 che ha fatto molto bene quest'anno. Con la maglia dell'Ancona Matelica, che l'anno scorso comunque era Matelica, anche lui firma un biennale. Non so se l'ho detto prima, no, non l'ho detto comunque. Fatto sta che Di Molfetta firma un biennale, così come Balestrero firma comunque anche lui un biennale. E sicuramente quello di Balestrero è un colpo importante. Un giocatore che ha fatto una stagione spettacolare all'Ancona Matelica, 7 gol, 5 assist, veramente molto bene da centrocampista. E sicuramente è un colpo di ottimo livello per rinforzare il centrocampo di una Feralpi che con Mister Vecchi sicuramente vorrà puntare, non dico alla Serie B, però comunque ai piani alti della classifica e questi due colpi lo dimostrano, sono sicuramente due colpi di alto livello. A questo punto però parliamo anche di Padova perché ufficiale la riconferma di Sogliano come direttore sportivo comunque per la prossima stagione, quindi Sogliano che seppur l'anno scorso non ha centrato la Serie B anche se di pochissimo, rimarrà anche la prossima stagione a Padova. E a questo punto vi do con tre notizie veloci. Allora, la prima riguarda il Bari, che sarebbe vicino comunque a riprendersi Costa, terzino che di proprietà del Napoli, che ha giocato l'anno scorso a Bari, quest'anno ha dato invece all'Entella in Serie B, e ha fatto tutto sommato una stagione discreta, anche comunque bruttina vista la retrocessione, però comunque in Serie C il Bari sarebbe pronto comunque a riprenderselo. Giocatore comunque di livello che per la Serie C sarebbe veramente un ottimo colpo per il reparto terzini per un Bari di Mignani che punta ovviamente al salto di categoria e così come si candida al salto di categoria anche il Foggia, Foggia che ovviamente con Zeman in panchina ovviamente vorrà e dovrà. E dovrà comunque far bene, e in questo senso comunque si punta a Tuncara della Viterbese, attaccante che ha comunque dichiarato nell'ultima ora il fatto che lui, non dico meriti comunque qualcosa di più di una Viterbese, però comunque secondo lui può andare in una piazza più importante. In questo caso Foggia sicuramente lo rappresenta con Zeman in panchina, punta ovviamente a fare, ripeto, molto bene e a fare un campionato di vertice. E Tuncara un colpo per la Serie C sicuramente di livello, un attaccante che ha sempre fatto molto bene e che effettivamente poi comunque merita una piazza più importante, così come per esempio in questo caso è Foggia rispetto a Viterbo, senza nulla togliere a Viterbo, però a livello di ambizioni questo è. E l'ultima notizia invece riguarda il Taranto, rimaniamo quindi in Regione C perché sarebbe vicino comunque Torromino dalla Ternana, se ne parla molto nelle ultime ore, attaccante di grandissima esperienza. Un po' tutte le categorie comunque in Italia ed è comunque un attaccante di livello per la categoria comunque sì comunque anziano quindi se vogliamo dire così con età in età avanzata però sappiamo che se decide l'età conta poco e sicuramente un Taranto lo dimostra per esempio Vacco fino a 2 anni fa poi
Però comunque lo dimostra, se vogliamo comunque Torremino può essere un colpo comunque di questo tipo alla Evacco 2 anni fa e può sicuramente dare una grande mano a un neopromosso Taranto che comunque vuole fare un campionato tranquillo. A questo punto mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!